Buongiorno a tutti. Allora, per la prima cosa che voglio dire, quelli che sono capitati per la prima volta qua in questo canale qua, io mi chiamo Rita e il mio canale più che altro si occupa delle pulizie che non ho scelto io, l'avete scelto voi. Questa cosa qua è perché i miei video guardati un po' di più sono quelli delle pulizie, ecco. Però questa volta voglio parlare di un'altra cosa, di ordine. E le abitudini che ho per fare l'ordine. Allora, la prima cosa è che quando mi sveglio la mattina faccio sempre il letto. La seconda cosa che faccio, faccio colazione, che l'ho già fatto. Terza cosa che faccio è la doccia, mi sono già fatta la doccia. Mi sono già lavata i capelli, mi sono già asciugata. E terza cosa che faccio, c'era già secondo e terzo, non lo so ragazzi, l'altra cosa che faccio da mangiare, che infatti sto già facendo un ragù e niente, adesso mi metto anche a pulire un pochettino, ma questa cosa qua non la faccio sempre perché non ho sempre del tempo libero a fare queste cose qua, però oggi vado a lavorare oggi pomeriggio e ho un po' di tempo e allora mi metto a pulire. Però non sarà un video di pulizia, ragazzi. Allora, dopo spolvero velocemente. Ma prima di spolverare, perché qualcuno di voi mi ha chiesto come mai su quel mobile qua non hai niente, vi spiego subito perché non niente. Prima avevo altre cose, ma adesso vi faccio vedere così capirete perché. Ed ecco, ho messo qualche oggetto così a caso, secondo voi. Adesso per spolverare questo comò qua, quanto tempo ci metto per spolverare? Cioè, devo spostare tutti gli oggetti da qua. Allora, così ci metterei tantissimo tempo solo per spolverare, ok? È inutile. Cioè, sono le cose inutili che non servono. Cioè, perché mi devo complicare la vita con questi oggetti qua? Poi è un'altra cosa dell'impatto, no? Quando arrivi, già il mobile è pieno di suo, no? Poi se riempio quel mobile lì anche di oggetti, secondo me diventa ancora più pesante. Cioè, proprio entri a casa della nonna che ha 90 anni, ecco. Mi sembra un po' quella sensazione lì, sì, tipo un film di orrore, no? Anche con le bambole, no? Tutte le bambole. Poi a chi piace, ecco, a me le bambole non mi piacciono. Mi fanno paura le bambole. E niente, metto via tutto e adesso spolvero velocemente. Comunque, già un'altra volta vi ho detto che con olio pronto che ci ho dato anche qua, ad esempio, un'altra volta, qua non c'è, vi faccio vedere. Vabbè, prendiamo questo perché ce l'ho in casa, usiamo. Però non c'è la polvere, non si è accumulata la polvere qua. Guardate. Ecco, secondo me anche se facciamo anche una o due volte a settimana spolveriamo il mobile, poi mettiamo un po' d'olio pronto e la polvere non si accumula. Secondo me è meglio anche di questi spruzzini qua, ecco. Però visto che abbiamo in casa, li finiamo. Allora ragazzi, anche questo mobile qua ho spolverato lo stesso giorno che ho spolverato mobili in legno, però qua giustamente non ho dato olio pronto perché qua non è legno. E guardiamo la differenza, quanta polvere c'è solo su quel mobile qua. Anche se c'è il centrino, però
Guardate. Io noto la differenza. La stessa cosa anche su quel mobile lì, ci ho messo solo queste due candele qua, da non appesantire troppo mobile e far prima anche per fare le pulizie. E anche qua non c'è neanche la polvere, però già che ci siamo. Ed ecco, l'unico posto dove c'è qualcosina appoggiato è qua, perché sono le mensole, se no sarebbe brutto se non c'è niente secondo me su queste mensole qua. E ho lasciato dei oggetti, per il momento, poi vediamo. È la stessa cosa anche su quel mobile qua. Ci ho messo questi due oggetti qua, questo e questo, anche se lo lasciavo anche senza, sinceramente, però ho detto vabbè, ci metto questi due oggettini qua. Questo l'ho fatto io, vi faccio vedere com'era prima. Ecco, prima era così, ragazze. Ci ho messo una corda. Ci ho messo questo cosino qua, non so come si chiama, per abbellire un pochettino, e secondo me non sta male, vedete com'è, cioè, già un altro effetto, ecco, la stessa cosa, già un altro effetto. Poi sta male perché questo ci ho messo, l'ho attaccato con la colla, e attaccando con la colla la prossima volta adesso comprerò un altro spruzzino, con altri bastoncini, o riempio il basto. Può essere anche un po' più bruttino, però questo qua lo riutilizzo, ecco. Allora, un'altra cosa per semplificare le nostre pulizie. Guardate questa colonnina qua. Vabbè, adesso la devo mettere a posto, però vi faccio vedere com'era prima. Ecco ragazzi, prima era più o meno così. Notate la differenza? Io noto la differenza, c'è troppo casino, sono tutti belli in vista, ma è troppo casino. Secondo me queste cose qua non devono essere in vista, queste cose qua vanno nascoste il più possibile, ecco, perché anche l'occhio così, no? Subito entri in bagno e dici, ma guarda quanta roba, cioè no? Cioè, troppa roba in vista, secondo me. Ed ecco perché tengo tutto nascosto. Faccio anche prima pulire, ecco, vero anche quello. Così si fa prima anche pulire, ragazze. Ragazze, nel frattempo è arrivato il pezzo sopra. Adesso vedrò se mettere qualcosa sopra, lasciarlo così, se mai appendere qualcosa qua. Su questa parete qua, e lasciarlo così nel suo splendore senza tante cose, ecco. Adesso mi metto a lavare i pavimenti, non ve lo faccio vedere perché sennò sono sempre solite cose. Lavo velocemente, ho lavato i pavimenti dappertutto. Dopo che ho lavato i pavimenti, ragazze, mi sono tirate via anche le ciabatte perché, guardate qua, dopo lavo anche la ciabatta e mi sono messa un paio di calze. Un'altra cosa, non tutti abbiamo il tempo da stirare subito le cose, tipo qua ho due o tre cose, sto facendo altre lavatrici e mi metto a stirare dopo quando ho lavato tutto, ecco.
non lasciamoli così belli in vista, perché anche il nostro all'occhio, non so, ci fa sentire male, ecco, perché dobbiamo fare quella cosa lì, ok? Troviamo un posticino per queste cose qua, non so, un armadio, e li mettiamo via. Anche al primo sguardo, no, quando entri e hai queste cose qua da qualche parte appoggiato lì, crea confusione, ecco. Allora, poi ragazzi, un'altra cosa, non lasciateci le cose in giro, tipo la borsa, non so, o una giacca. Anche questo crea una confusione in casa. Troviamo per ogni cosa il suo posto e li mettiamo via. Allora, io qua in bagno, ad esempio, tengo qualche felpa che tengo in casa, non so. Altre cose che ho già messo e li tengo qua in bagno, che non si vede. Vedete il bagno qua? Io le cose le tengo qua. Qua posso anche chiudere la porta volendo. E posso prendere anche i pigiami qua, non so. Tutte le cose che abbiamo usato che non vanno in lavatrice subito, li appendo, però li nascondo. Se no li potrei mettere sulla sedia, però non sta bene, cioè non sta bene anche entrando in camera che trovi qualcosa che non ha il suo posto, ecco perché è molto importante che ogni cosa ha il suo posto. Allora, come stavo dicendo, la prima cosa è ordine, è molto importante perché anche se tu hai casa pulita, no? Appena pulito la casa, e hai delle cose in giro, in disordine, sembra che la casa non è pulita, ok? Se tu hai la casa anche sporca, per dire, e però ogni cosa nel suo posto non sembra neanche sporca. Cioè, sembra una casa pulita, anche se c'è un po' di polvere, però sembra una casa pulita. Ecco, sono le cose importantissime, secondo me, queste qua. Niente ragazzi, spero che il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se vi piace i miei contenuti e noi ci vediamo la prossima volta, ciao ciao a tutti!